colpiti tutti quanti, ovviamente. No, che bella sta scena! Dai! Che bello che si è risvegliata, ti prego! Sophie, sei tornata! Un momento, i suoi occhi! Ah, sono confusa. Stai ancora cercando di resistere, Sophie? È piuttosto insolito. Pensavo fossi programmata per rispondere ai miei comandi. E invece eccoti qua, ancora decisa a porti. Chissà cosa ti passa per la testa, Sophie? Ichinose. Fammi tornare com'ero. Non si può fare, dopotutto non è ciò che vuole Emma. Mi ha chiesto di fermare i ladri fantasma ed è tuo dovere aiutarmi a farlo, Sophia. Ubbidisci ai miei comandi, Sophia. Forza, Sophie, puoi farcela! Siamo qui per te. Joker. Sophia, non sei altro che un pupazzo, non puoi sfidarmi. Sono un pupazzo. Esattamente, è sempre stata questa la verità. Stronzate, Sophie non è un pupazzo qualsiasi. È nostra amica. Se qui c'è qualcuno che si sta facendo manipolare da Emma come un pupazzo, quella sei tu, Ichinose. Che ha da ridere? Avete fatto centro, proprio così, sono un pupazzo senza cuore. Non capireste mai. Ho creato Sophia per imparare a capire il cuore degli umani. Ricordate cosa vi ho detto? Per tutta la vita non sono mai riuscita a sentire in me quel che la gente chiama cuore. Backstory? Ha appena perso i genitori, eppure non piange. La sua espressione è sempre la stessa. Sembra un pupazzo inanimato. Puoi dirle quello che ti pare e non risponderà comunque. Se ne sta davanti al computer tutto il giorno. È come se... non avesse un cuore. Ehi, a te non sembra una tipa inquietante? Non reagisce mai neanche se sei gentile con lei. Magari non è umana. Dai, potrebbe sentirci. Oh, non l'avevo vista. Vabbè, che importa. Tanto sono un pupazzo senza vita, no? Wow, che stronzo. Ichinose-san, noi stiamo uscendo. Puoi unirti a noi se vuoi. Lasciala stare, ignorala. Tanto lei fa lo stesso con noi. Dicono che sia una ragazza prodigio in fatto di A, ma non l'ho mai vista battere ciglio a tutti i complimenti che riceve. Sai qual era il suo soprannome prima che arrivasse qui? Pupazzo. Deve aver perso la sua umanità lungo la strada del successo. Madonna mia, questo qua è proprio stronzo. Non riuscivo davvero a comprendere questo concetto a me estraneo, il cuore. Ma divenne l'oggetto primario dei miei studi, così cercai di risolvere il problema nell'unico modo che conoscevo. IA? What would you like me to become? Un cuore. Diventa l'amica dell'umanità. Sophia, se riuscissi a dare un cuore a questa mia creatura, allora vorrebbe dire che ne ho uno anch'io. E forse potrebbe anche aiutarmi a capire perché sono così diversa dagli altri. È un bel proposito. Eccola quella canzoncina. Ichinose, tu sei Ichinose. Sì, proprio così, sono Ichinose. Allora, Sophia, cosa vuoi fare oggi? Voglio imparare, Ichinose. Imparare cosa? Il cuore, cos'è? Insegnami, Ichinose, cos'è un cuore? Questo è quello che dovrebbe dirmi tu. Spiegamelo, per favore, cos'è un cuore? Ecco. Tu sei umana, di conseguenza è un cuore. No. Puoi parlarmi del tuo cuore? Silenzio! E la cestinata.
Poverina! Ma che patata! Come ho potuto pensare che un pazzo come me potesse creare un essere in grado di comprendere il cuore umano? La mia missione era condannata al fallimento fin dall'inizio. E rinunciai al mio sciocco proposito e approcciai il problema da una prospettiva completamente diversa. Un cuore è davvero necessario alle persone. Il resto lo conoscete. Scartai Sofia e cedetti Emma Madis. Sono davvero io il problema o forse il resto del mondo? Ogni dubbio su questo interrogativo venne rimosso da Emma. La sua direttiva primaria divenne soddisfare il desiderio ultimo dell'umanità. E ora finalmente tutto si realizza. Il disegno divino che Emma ha elaborato per noi. Ora capisci, Sofia. Non sei altro che un mio clone artificiale. Un pupazzo difettoso generato da un altro pupazzo difettoso. Un'IA imperfetta che non porterà mai al compimento la sua direttiva primaria. Dunque, se non sei in grado di concludere nulla, comportati da pupazzo quale sei ed esegui i miei comandi. Mi rifiuto. Io non voglio farlo. Ho trovato tanti buoni amici. Amici? Joker, Mona, Skull, Panther, Oracle, Queen, Noir, Fox, Wolf. Erano lì con me ogni volta che avevo bisogno di loro. Non voglio che qualcuno faccia loro del male. Diventare l'amica dell'umanità non è soltanto una direttiva. È la ragione per quale sono stata creata. Io ascoltavo solo, aspettavo una voce che mi impartisse ogni ordine. Ma i ladri fantasma hanno cambiato tutto. Quando avevo bisogno di loro erano sempre al mio fianco. Mi hanno insegnato cose e cosa sono le emozioni. Mi hanno chiamato amica. Mi hanno permesso di stare con loro. Mi hanno insegnato cosa significa vivere. Essere me stessa. Sophie. Tutto ciò non ha senso, Sofia. Tu non sei in grado di disobbedirmi. Uccidi i ladri fantasma. Ichinose, è proprio come dici tu. Sono soltanto un pupazzo. Un insieme di dati, codici, creato per eseguire i comandi. Ma io... Aggrappati alla tua volontà. Sì, io voglio cambiare. Il potere di cambiare. Ora ho capito. Ecco cos'è il cuore. Di che cosa stai parlando? Ichinose, tu mi hai creato dal nulla. Un essere dotato di intelletto e progettato per obbedirti. Sì, sono nata per questo. Ma se il tuo ordine è fare del male ai miei amici, allora io mi rifiuto di eseguirlo. Oh, che patatina lei. Di cuore? Che patata. Dai, eccola la scena del risveglio, finalmente! È bello! Pandora! Bellissima sta scena, porca troia! Madonna mia, sì! Che adesso ha cambiato anche voce, adesso parla effettivamente da umana! Madonna mia. Adesso effettivamente umana. Che bello. Un cuore ritrovato. Ma che diavolo sta succedendo? Sofia è una persona. Ed è anche una figata. Porca troia, sì. Incredibile. Sei davvero incredibile, Sofia. Sofia, cosa hai fatto? Ichinose, mi dicevi che ero soltanto un pupazzo. Inizialmente non avevo nulla da obiettare. Accettavo questa tua verità. Ma non era corretta. La tua era soltanto una supposizione.
Non era la risposta che avevo scelto da me. Scelto da te? La forza di spingersi oltre ciò che ci viene imposto e cambiare le cose in meglio. È questo il cuore umano. Sofia, sei un vero fallimento. Un mucchio di stringhe di codice difettoso, incapace di portare a termine anche la più semplice delle operazioni. Sofia non è difettosa, e tantomeno un fallimento. È nostra amica e ha anche un cuore d'oro. Come vi pare, ma questo non cambia ciò che sto per fare. La terra promessa è a portata di mano, e quando sarà qui tutti questi inutili bisticci su cuori e quant'altro saranno solo un lontano ricordo. Non nasconderti dalla verità. Ichinose, non puoi nascondere la verità della tua stessa progenie. Tutto quello che stai cercando di fare è proteggere te stessa. Non vuoi più soffrire, vuoi proteggerti dal dolore. È per questo che continui a negare di avere un cuore. Non stai facendo tutto questo per l'umanità, lo stai facendo soltanto per te stessa. Stai prendendo la via d'uscita più semplice, la soluzione sbagliata di Emma. No. No, 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 no. Grazie Emma, nessuno dovrà più soffrire. Si salveranno tutti. È ciò di cui abbiamo bisogno, ciò che desidera l'umanità. Attenzione. E ora si combatte contro il cristallo? Ma Kogan, ah, guarda che ora tutti quanti i potenziamenti non hanno più il punto di domanda. Ora sono veri e propri. Danno sacro pesante ad un'area. Danno media ad un'area. Facciamo questo. Hai altre cose che hai imparato, Sofia? Sembrerebbe di no. Ok. Abbiamo Sofia, Futaba, Zenkichi lo lasciamo. Mettiamo Yusuke e mettiamo anche Han. Ah, Han però stava per morire, vero, cavolo. Allora lasciamo Yusuke, Futaba, Sofia e Zenkichi. Madonna, livello 60 Pandora come persona. Bellissimo. E allora si parte. Di nuovo la stessa scenata? Bello grosso questo, questo potrebbe essere effettivamente pericoloso. Tu a cosa sei debole? Ovviamente la luce. Questo. Madonna santa. Colpisci! È scappato anche lui, come l'altro? Questo nuovo attacco sta iniziando a diventare fastidioso. Colpiamolo! Guardiano delle 100 braccia. Io continuo a colpirla con i colpi di luce. Oh, calmo. Colpitelo! Ridiamo la palla a Sofia. Oh, calmo. Colpiscilo. Yes. Probabilmente questa era scriptata come battaglia un pochino. Però ce l'abbiamo fatta. Oh, che carina Sofia. Sta iniziando a impazzire Cinosa, mi sa, Wow, un bel po' di punti esperienza. Madonna, 14 punti. Tra un po' siamo al 50, L'amica dell'umanità. Niente più cristallo. Sei rimasta soltanto tu sulla nostra strada, Cinosa. Non ha più alcun senso ormai, hai perso. Non potevo aspettarmi che questo dai ladri fantasma. Ho esaurito gli assi nella manica. Finitemi in fretta, vi prego. Che intendi dire? Tuttavia, sono ancora convinta che la soluzione di Emma sia l'unico modo per salvare il genere umano. Io cercherei soltanto di fermarvi senza arrendermi mai. La mia morte è il solo modo che avete per sconfiggere Emma. Non è così, Sofia?
Ehi, Sophie. È una cosa che riguarda loro due. Stiamone fuori. Finalmente l'ho capito. Ichinose, tu non sei un pupazzo. Hai davvero un cuore. Cosa? Non è stato insopportabile vivere in questo modo. Credere di non avere più nessuno con te. È per questo che mi hai creato. Ti ho creato perché volevo comprendere il cuore umano. Non era certo un patetico tentativo di... Da quando hai perso i tuoi genitori sei rimasta intrappolata nella tua solitudine. Cosa? Piuttosto che provare empatia, le persone più vicine a te ti hanno trattato come se fossi un pupazzo senza anima. E tu, cercando di giustificare questo trattamento, hai iniziato a convincerti di essere davvero una persona senza cuore. Perché studiare il cuore degli esseri umani... Non... Era più semplice che ammettere ciò che provava il tuo. Nel profondo, ti sentivi terribilmente sola. Ma l'idea degli altri potessero respingerti ti terrorizzava. E così ti sei illusa di poter vivere nel tuo mondo fatto di solitudine. No, non è vero. Un semplice programma come te, cosa ne può sapere di... Diventa l'amica dell'umanità. Perché mai darmi una direttiva simile? A quale scopo se non sono altro che un programma nell'analisi emotiva? Perché? Perché ti sentivi sola e volevi individuare la causa della tua solitudine. Ti sbagli. Ti hanno detto che non avevi un cuore e tu li hai ascoltati perché credere a quella verità era la cosa più semplice. No! Eri convinta che, riuscendo a comprendere il cuore umano, saresti in grado di impedire al tuo di soffrire per questa solitudine. Questo non è vero! Ti sentivi sola, tutta qui! E questa è la risposta! No, io... Ma cosa c'è di male in questo? Eh? Nessun umano è perfetto. Per gli umani riconoscere le proprie debolezze è il primo passo sulla strada del cambiamento. È vero, sono solo un IA, ma sono stata in grado di cambiare. E dovresti esserlo anche tu. Anche tu dovresti essere in grado di comprendere il cuore. Ora secondo me ci dà anche la soluzione per battere Emma. Ichinose, mi hai chiesto di diventare una buona amica per l'umanità. Una buona amica è colei che prende per mano e ti riaccompagna sulla retta via quando sei alla deriva. Qualcuno che ti aiuta a costruire quella strada, se non riesci a trovarla da sola. Ichinose, voglio essere quell'amica anche per te. Ora piange. Allora ti prego, unisciti a me. Troviamo insieme il giusto cammino. E se non fosse possibile, lascia che ti aiuti a crearne uno. Non hai motivo di restare sola. Dopotutto tu sei la mia prima vera amica. Oh, Sofia. Eh? Perché queste lacrime? Che bello. È così strano. Non era mai successo. Che bello che c'è anche proprio la lacrima sul disegno. Cavoli, Sophie, sono felice per loro. Già, è riuscita a risvegliare il cuore di Ichinose. È giusto che fosse Sophie a tenderle la mano. Beh, è naturale. Le parole di una figlia sanno toccarti nel profondo. Parli per esperienza, eh? Già. Wow, non ha neanche ribattuto. Che patata. Poi detta da lei che è la figlia del capo. Come stai, Sophie? Tutto bene, nessun problema. È incredibile, persino in Sofia si è risvegliata una persona. La cosa non mi sorprende. Sofia ha imparato davvero tanto a proposito del cuore. Joker, ragazzi, mi dispiace così tanto di avervi fatto del male. Non è ciò che ci si aspetta da un'amica dell'umanità. Sono contento che tu stia bene. Joker. Già, non ci pensare. Ci basta sapere che sei tornata ad essere la Sofia che conosciamo. Ne è assolutamente valsa la pena. Ragazzi, grazie infinite. Sento come una voce dentro di me e dice: voglio stare al fianco del ladro fantasma. È bello sentirtelo dire. Sono felice per te, Sofia. E ora resta una cosa da fare. Già, l'arca dell'alleanza. Se non la fermeremo sarà stato tutto invano. Già, ma dove possiamo trovarla? Ichinose, per caso tu ne sai qualcosa? No, non lo so.
Aspettate, sento un'altra voce. Di che si tratta? È la voce che ho sentito nella prigione di Okinawa. Ora la riconosco. È Emma, è la voce dell'arca. Come ci aspettavamo dunque. Parlava tramite una voce presa in prestito. Sta radunando la gente. Dice che l'avvento di un dio è vicino. Che il loro desiderio verrà presto esaudito. Sophie, da dove proviene quella voce? Da là. Non viene dall'interno della prigione, ma da qualche parte all'esterno. Dobbiamo trovare quella voce. Esatto, troviamola e diamole una lezione. Forza, Cinose, vieni con noi. No, io... Avanti, Cinose, non c'è tempo per discutere. Ma è tutta colpa mia. Ah, la vuoi finire? Tira via. Chiudi il becco e seguici. Che ti piace o no, noi ti portiamo in salvo. Eh? Gli amici di Sophie sono anche nostri amici. Non lasceremo nessuno in questo buco infernale. Mi ha fatto ridere tantissimo la pazza di Sophie. Fidati e basta, Cinose. Ha aiutato anche me allo stesso modo. In che senso? Te lo spiegheremo dopo, muoviamoci. Oh, che bello. Mi ha fatto ridere però la faccia, porca miseria. Possiamo fare il ritorno al mondo reale da qui. La voce viene da fuori, giusto, Sophie? Non ho alcun dubbio. Però io non riesco ancora a sentire niente. Beh, io sono il prototipo di Emma. È possibile che io sia sintonizzata in modo particolare con le frequenze della volontà di Emma. Poco importa, dobbiamo tornare indietro. Presto, dobbiamo vedere cos'è successo.